Buongiorno, signori e signori, Tommaso Zevola! Sì, grazie! Dice, ma perché Tommaso lo presenti così? Ma è semplice, perché Tommaso è uno degli artisti contemporanei che più mi ricordano il varietà. Ora, nel varietà, l'étoile, le stelle, si presentavano in questa maniera. E quindi io, Tommaso Zevola! Senti. E adesso immaginatevi i boys, le ballerine, i levrieri, i Vandosiris, che c'è? Senti, ma lo vedi che siamo qui? Noi nessuno ci può dire niente, no, no, vedi? Assolutamente, guarda. Senti Tommaso, allora, dimmi. Tu mi devi dire una cosa. Tutto quello che visto vuoi. Visto che abbiamo cominciato con il varietà, anzi fammi dire prima, fammi precisare. Tommaso è una di quelle persone che io stimo tantissimo. È una persona che mi mette allegria, positività e soprattutto ha la risata contagiosa. Ora, io non ho mai avuto il piacere di lavorare con Tommaso. Capiterà. Però per adesso dobbiamo dire che ci unisce un grande personaggio, perché anche se con ruoli diversi, lui condividendo nel palco, io scrivendogli canzoni, diciamo che Lando Fiorini è il nostro filo che ci unisce. Beh, ci siamo conosciuti in questa circostanza, diciamo, al tempo dell'epoca d'oro del Puff, e quindi con col grande Lando. Senti, mi dici, sono stato in compagnia con lui per più di 12 anni. Bellissimo. Senti, allora proprio un piccolissimo aneddoto ricordo, perché insomma dobbiamo dedicare a Lando, che a Lando, è giusto. Che guarda, di Lando si può dire solo una cosa, almeno per chi ci ha lavorato per tanto tempo, perché poi sai, per più di 12 anni, tutte le sere per 7 mesi, voglio dire, se non ti trovi bene, che può succedere, dopo un mese ti fai il certificato medico e te ne vai. Lando in scena era un maestro. Ho imparato tantissimo da lui, ma di Lando, oltre all'artista in palcoscenico, bisogna dire che Lando lo dovevi conoscere dietro, dietro le quinte. Là ti rendi conto della persona, del carattere, dell'artista. Era uno spasso, ci cioè, siamo divertiti fatto, tantissimo. Ti ho fatto parlare in religioso silenzio proprio perché volevo ascoltare una tua testimonianza. Cioè, questa è la cosa, perdonami, certo. Per chiudere, era la cosa che volevo dire essenzialmente, perché Lando era, oltre a un grande compagno di lavoro, era per me stato un amico, un vero amico. Sì, devo dire, tra l'altro adesso mi verrebbe voglia di raccontare anche per come umanamente è nata per esempio il rapporto con me, però adesso questa puntata è dedicata a te, e quindi allora adesso dimmi qualcosa del varietà. È qualcosa del varietà, però prima ti posso anticipare una cosa? Come no? Certo. Allora dovete sapere che il signor Scapicchio ieri mi ha telefonato e mi ha detto: Tommaso, facciamo un'intervista. Ah sì, d'accordo, per te questo e l'altro, Sandro, quando ci vediamo? Domani, vabbè, ok, e dove la facciamo? La facciamo in macchina. Ma macchina loro, la facciamo in macchina, sarà una sorpresa, sarà bellissimo, ci divertiremo, d'accordo. Allora, come tutti gli artisti, come tutte le persone, per carità, tra virgolette, gli attori che fanno? Dice: oddio, domani c'ho l'intervista, devo dormire, rughe, fammi stare rilassato. Niente di tutto questo. Alle 6:15 mi sono svegliato. Alle 8 hanno citofonato quelli, gli operai della CEA. Dobbiamo cambiare i contatori dell'acqua, va bene. Nel mio villino stanno vendendo un appartamento. È arrivato alle 8:30, è arrivato il padrone di casa con i due ragazzi affittuari che se ne devono andare, hanno cominciato a sfasciare tutto. Il piazzaletto qua del giardino si è riempito di macchine. Sono arrivati gli idraulici per aggiustare, perché c'era una perdita, in un tubo c'era una perdita. Sono arrivati di corsa, l'altro condomina ha chiamato gli idraulici, che sono venuti con un furgone e un'altra macchina per aggiustare cose. Si è alzato il vento, piovicicava pure un pochetto. Ammazza! Ho detto, vabbè, prendiamola con filosofia. Però questo mi ha fatto ricordare una cosa. Mi permetti? Come no? E nel varietà, siccome sì, mi parlavi del varietà, nel varietà c'era una macchietta che faceva così, presto a poco così.
Senti, io non so che cosa farà adesso, però provo ad accompagnarti. Guarda, magari io mi sono portato tutta una costumeria. E andiamo. E la macchietta, che si intitola Fortunato Fortunello, proprio in tutto, per tutto quello che mi è successo stamattina, che sono stravolto, faceva presso a poco così. Che mi accompagni? Ma sì, provo, io non la conosco, però ti vengo appresso, dai. Mi chiamo Fortunato Fortunello. Sono nato il giorno 13 alle 3. In casa siamo 13 fratelli. Ma la scalogna è sempre addosso a me. Se esco con l'ombrello sorte il sole. Se esco senza piove a catinelle. Mentre cammino perdo le bretelle. E i pantaloni scivolano giù. Se parlo a una ragazza sogno e spero. Arriva il padre e mi fa un occhio nero. Ieri morì mia suocera affogata. Oggi ho saputo che è risuscitata. E questo è Tommaso Zeula, meraviglioso. Però vedi, c'è una cosa, tempo fa vedevo un programma con un personaggio, adesso non ricordo nemmeno, però ha detto una cosa importantissima. Ha detto: noi artisti, da sempre precari, sempre in pericolo, quest'anno non ne parliamo, cioè, però c'è sempre qualcuno che nel momento drammatico ci riacchiappa per i capelli. Ma io e te siamo messi manco per i capelli, manco per i capelli. Pensa che mi chiamavano il leone per quanti ce ne avevo. Poi a un certo punto ho usato una lozione. Una lozione. Senti, questo periodo come l'hai passato? L'ho passato che l'ultima volta che sono salito sul palcoscenico è stato proprio al PUF, Teatro Cabaret, con due serate di un mio spettacolo. Dopodiché dovevamo continuare, dovevo fare altre cose. E niente, ho preso tutto, ho chiuso tutto, ho rimballato i costumi, messo tutto quanto in magazzino, in garage, ho chiuso il copione e siamo qui in attesa di giudizio. Senti, quanta voglia l'unica voglia cosa risalire. Positiva, oh, lo hai uno sfangata, eh? Intanto l'hanno sfangata. E quanta voglia c'è di risalire sul palco? Tanta, tanta che mi vengono i brividi. Qui mi commuovo perché per un artista il palcoscenico, sì, il palcoscenico, vabbè, il solito la polvere del palcoscenico, ma l'applauso, il rapporto con il pubblico viene a mancare, e questo mancare, è quello, cioè. Che poi vabbè, poi c'è da pagare pure le bollette, quella è una cosa importante che perché non, gli che artisti se non lavorano non, certo. Pensa, non mi sono commosso pagare. Proprio stamattina che ho visto un filmato dei tanti che insomma girano su Facebook, dove c'è una carrellata di nemmeno di artisti che stanno sul palco, addirittura di quelli che stanno dietro le quinte, e tutta gente che diceva: io non percepisco soldi dal primo marzo, dal 4 marzo, sì. Per esempio io personalmente l'ultimo spettacolo l'ho fatto al Petrolini, il primo marzo, ho chiuso il primo marzo con un varietà romano, e quindi insomma è un momento un pochettino. Senti, allora, beh, facciamo sì, una per cosa. Gli artisti, poi la chiudiamo sta parentesi triste, perché già mi è partita malaccia. No. Senti, io scherzo, perché poi sdrammatizzo sempre per carattere tutto quanto. È vero, abbiamo detto che aveva l'entusiasmo e la risata contagiosa. Senti, io ti strappo una promessa però, che magari tra un paio d'anni ci rincontriamo qui e potremo dire che abbiamo fatto delle cose insieme. E perché aspettare un paio d'anni? Ma perché un paio d'anni significa che abbiamo fatto più di una. Ma fregato. Ah! Ma fregato, bellissima. Perché una può essere capito casuale, invece, senti, io... Anzi vorrei... no, speriamo prima. Vorrei chiudere questo... Perché no, lo interrompo, perché Sandro, scapicchio. Lo vedete così? E così è. È decore. Bello mio. Ti ringrazio e devo dire veramente... Tutti gli amici che stanno partecipando a questo mio scapicchio tour by car, quando dicono queste parole mi commuovono, perché veramente so che escono dal cuore. Però credimi, Tommaso, se no dentro una macchina non me ci metto. Senti, com'è il fatto del cane?
Il cane? Tu prima mi hai detto che ti dicevo no, perché... sempre una cosa dopo gli spettacoli. Ah, sì, no. Perché quando mi sono posizionato, cioè mi sembrava, sai quando arrivano da Calappiacani che ti mettono dentro e poi chiudono la grata, no? Mi sembrava, mi faceva un po' tra prostituta e il cane randaggio. Allora ho detto, dico, di questo mi fa ricordare che tante volte fuori il teatro, no? La gente vuole essere anche carina, sì, però magari inconsapevolmente non è che fa una gaffa, però insomma dice qualcosa che suona un po' strano, che tipo magari ti incontrano fuori all'uscita del teatro, dei camerini, ti dicono ma lei è bravissimo, ma come mai non la vedo mai in televisione? E pensare che girano un sacco dei cani. Ecco il fatto del cane. A volte le persone fanno anche delle gaffe incredibili. Senti Tommaso, grazie di questo bellissimo... Abbiamo finito. Lo so, guarda, ti posso dire una cosa. Tu sei un altro di quegli artisti con i quali potremmo stare un'ora. Però abbiamo deciso, insomma, ho deciso che questo chiamiamolo format deve essere una pillola. Perché? Perché deve lasciare la curiosità nelle persone di venire prima di tutto, andate a vedere tutte le cose che riguardano Tommaso, chi è Tommaso. E poi speriamo di avervi in un teatro vero, eh? E poi speriamo di rivedervi tutti quanti in un teatro vero, ma andate a vedere Sandro Scapicchio e poi hai visto mai Tommaso Zevola in ditta Sandro Scapicchio, Tommaso Zevola in Broadway. Ma tu non fai niente? Io? Non canti niente? Ma potrei fare una cosa proprio dedicata, allora me vendo. Dedicata... Signori, Sandro Scapicchio! Dedicata a Lando faccio proprio la canzone che forse una delle canzoni che ho scritto per Lando, faccio proprio un pezzo di chiusura dedicandolo a Lando, dedicandolo a te perché, guarda, adesso vola tutto, perché è una canzone simbolo di tutti quelli che fanno il nostro lavoro e vado proprio alla terza, come dice, alla terza strofa quando dice così è la vita che viene e va. Sembra un teatro, un grande varietà. Ci fa paura, ci fa pena. Mettici il cuore, non te puoi sbagliare. Puoi essere triste, solo innamorato. Sapersi pari e devi incominciare. Grazie Tommaso. Grazie. Grande. Ciao.